Ciao, sono Anna Maria Lucà, avvocato. Collaboro con il gruppo Remark nell'ambito della consulenza legale e nell'assistenza per la legalità nelle organizzazioni di impresa. In questa serie di video conosceremo il rating di legalità e i numerosi benefici che discendono dall'attribuzione del rating di legalità. Nel video precedente abbiamo conosciuto il rating di legalità. In questo video vediamo come si ottiene il rating di legalità e quali sono le tempistiche della sua attribuzione. Partendo dal procedimento per l'attribuzione, diciamo che è necessario presentare una domanda rispondendo ad una serie di quesiti contenuti in un formulario. Le risposte che verranno date porteranno all'assegnazione di una o più stellette, in base ai requisiti che risulteranno appunto dalle risposte date. Fanno parte della valutazione il possesso di requisiti normativi obbligatori che portano al conseguimento di una stelletta e di requisiti volontari, quindi facoltativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce requisito normativo obbligatorio la positiva valutazione degli amministratori muniti di potere di legale rappresentanza, dei membri del consiglio di amministrazione, inclusi i consiglieri, dei direttori generali, direttori tecnici e i procuratori, qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali. Altro requisito obbligatorio che deve essere correttamente indicato è la giusta valutazione del fatturato, ad esempio quando si riferisce al fatturato di un gruppo o al fatturato dell'impresa richiedente il rating che abbia acquisito un ramo d'azienda. Infatti, il regolamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato offre la possibilità di richiedere il rating di legalità anche alle imprese che non raggiungono il fatturato di 2 milioni di euro, purché facciano parte di un gruppo che abbia raggiunto un fatturato totale complessivo di almeno 2 milioni di euro. Per ottenere il punteggio massimo di 3 stellette, l'impresa deve possedere almeno 6 degli 8 requisiti ulteriori previsti dalla domanda. Tra i requisiti volontari sono inseriti l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231 o l'adozione di una funzione organizzativa che compia, anche in outsourcing, il controllo di conformità delle attività aziendale a disposizioni normative applicabili all'impresa. Il possesso di certificati o autocertificazioni che attestino la responsabilità sociale dell'impresa. Aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o aver previsto nei contratti con i propri clienti clausole di mediazione quando non obbligatorie per legge. Altro requisito premiale è l'adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle prefetture con associazioni imprenditoriali e di categoria. Ancora, tra i requisiti volontari rientra l'adozione di un sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei limiti di legge che non deve necessariamente coprire il 100% delle transazioni, ma deve applicarsi ad un volume significativo delle stesse, ovvero riguardare più della metà dei pagamenti. Adozione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione. Iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizio e di esecutori di lavoro non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, conosciuti come whitelist. Quali sono i tempi per l'attribuzione del rating? L'articolo 5 del regolamento dispone che l'autorità deliberi l'attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta completa. Tale termine rimane tuttavia sospeso per un massimo di 45 giorni ove vengano richieste informazioni ad altre pubbliche amministrazioni. Possono influire sui tempi ulteriori circostanze previste dal regolamento, come ad esempio incompletezza della domanda, osservazioni sollevate dall'ANAC o esigenze istruttorie dell'autorità che può prorogare la risposta per un tempo massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa. In questo video abbiamo visto come si ottiene il rating di legalità e quali sono le tempistiche per la sua attribuzione. Nel prossimo video vedremo i numerosi benefici che l'attribuzione del rating di legalità porta all'azienda. Per non perdere nessuna puntata, iscriviti subito a questo canale.